Supigno ed è l'unica web star italiana. Stasera a Torre del Lago presenterà il suo ultimo singolo, Like This. Fa tappa stasera a Torre del Lago il Like This Live Tour 2011 di Osvaldo Supino. Il giovane cantante, l'artista italiano più cliccato e discusso sul web, sarà ospite della Mardi Gras, una delle manifestazioni più note in Italia per la comunità gay, lesbica, transessuale e friendly. Grazie ad un suo videoclip dove, come primo artista italiano nella storia, ha sdoganato un bacio gay, è stato nominato appunto Icona Gay 2011. Io non lo so se sono un'icona gay, perché il termine icona è grande, io mi reputo, insomma, sono abbastanza giovane in questo tipo di ambiente, per cui sicuramente è una cosa che mi fa onore, ecco. Non credo di esserlo, però è un titolo che mi piacerebbe conquistare davvero. Il suo ultimo singolo, Like This, ha raggiunto la posizione numero 4 dei brani più scaricati nella classifica dance di iTunes ed è il numero 1 su YouTube e Vimeo come video più visto. Ma il pezzo è nato, avevo voglia di un sound molto estivo ed è nata per la prima volta proprio da una mia idea musicale, da una linea di basso che avevo in testa. Il testo l'ho scritto ispirandomi all'incontro che ho avuto con la persona che amo, quindi è un testo, è una canzone assolutamente molto positiva. Unico italiano, il tuo record ad essere nominato 3 volte ai BT Digital Music Awards in Inghilterra, dove lo scorso ottobre hai battuto perfino Kylie Minogue. Infatti questo è un risultato stranissimo, perché è una dei miei modelli. Kylie Minogue è un'icona, lei davvero, nella musica pop. Però è un risultato che sono riuscito ad ottenere semplicemente grazie alla gente che votava. Per cui per me è davvero una grandissima soddisfazione. È tutto merito loro, io non ho fatto niente. Il mercato di internet è completamente diverso al mercato tradizionale per quanto riguarda la musica, un mercato che credo ti abbia dato grandissima soddisfazione. Sì, oggi è un periodo un po' difficile per tutta la discografia, un po' per tutto, ma per la discografia in particolare, ormai si sa. Molti discografici approfittano di questa situazione per non concentrarsi più di tanto, per non rischiare, però allo stesso tempo credo sia un ottimo momento anche per la musica indipendente. Io ho fatto una scelta 3 anni fa, dopo una situazione discografica comoda, ma non positiva per quello che mi riguardava, e sono contento di quello che ho raggiunto. È chiaro che bisogna investire molto, bisogna cercare di crescere, non avere l'atteggiamento di dire sono italiano, non posso fare queste cose. Tutti possiamo fare dell'ottima musica, basta crederci, basta impegnarsi tanto, io lo faccio e non è retorico, però io davvero devo ringraziare chi mi supporta, chi mi dà la possibilità di farlo e di crescere con la mia musica. I can feel the flames of running.